Ok, vedo con piacere che hanno parecchie divisioni loro nei porti, ma non ne hanno nessuna al confine. Perché mi fa il... Ah, stavo scappando! No, non avete capito proprio nulla. Cambiate i vostri ordini in... Convoy raiding. Volevano, eh. Tobruk presa, provate a fuggire, bastardi. Dovremmo averli intercettati. Adesso diamo ordine a questi di muoversi più avanti e di distruggerli, vai. Ah, hanno portato le loro truppe al confine. Intanto direi che qua abbiamo problemi di supplies. 19 di 13 e direi che possiamo sicuramente migliorare le infrastrutture, il portuale anche a Tobruk, dopo averle migliorate anche a Benghazi. Perché sono diminuiti i supplies? Perché sicuramente ci sono le infrastrutture danneggiate. Direi che è quasi una certezza. Io direi di provare a pushare, però. Orca loca! Richiedi assistenza un paio di cazzi. Chiedi assistenza un paio di cazzi, questi qua sono incazzati neri. Questi qua sono incazzati neri e avevano non so quante divisioni. Potrei provare una cosa bastarda, ovvero degli sbarchi con i marine qua, tagliarli fuori tutti. Sarebbe da fare, io lo farò. Ad esempio dalla Sicilia sbarchiamo qua, che sono due province. Sbarchiamo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 marine in questo piano, ci vogliono 35 giorni. Guarda quanta gente sta ancora arrivando. Neanche loro subiranno attrito, deduco. Le nostre divisioni dovrebbero essere comunque in grado di sopportare il danno. Derna. E Derna dov'è Derna? È questa roba qua Derna. Ripara Derna. Che ci metti qua già fatto, ok. E poi dobbiamo semplicemente aumentare la produzione di supplies da Benghazi, perché le supplies arrivano da Benghazi, non da Tobruk. Quindi mettiamo prima Benghazi, va di Tobruk. Ok. Allora, hanno lanciato un'offensiva abbastanza vana. E se loro lanciano questa tipologia di offensive suicide, è vero che loro possono penetrarci le nostre corazze, armature, ma vabbè. Salve, tu che vuoi combattere la mia marina. Marina. Allora, per adesso i nostri si stanno comportando bene. Bene, abbiamo distrutto anche la flotta. Hanno tantissime divisioni qua, e attenzione perché comunque se attaccano così in massa anche loro. Allora, sergente, quali sono gli ordini? Non li vedo però molto convinti nell'attacco. Ok. Riuscissimo a fare questo sbarco alle loro spalle mentre ci attaccano e tagliarli fuori completamente i supply sarebbe davvero l'ideale. Per adesso noi ci difendiamo bene senza troppi patemi d'animo, anche perché ci attaccano con divisioni abbastanza spoglie. Se io provassi un attacco qua, non hanno supplies nemmeno loro, quindi proviamo questo attacco. Più che altro per ridurre di un gap il territorio qua. Attenzione a sud che... Attenzione alla situazione a sud che si fa intricata. Noi attacchiamo, loro attaccano. Qua a sud la situazione si fa complicata, eh? Ok, siamo riusciti a passare anche se purtroppo ci hanno anticipato. Qua la nostra flotta non sta avendo troppi problemi con loro. Il problema qua grosso sono i supplies. Finché non abbiamo supplies la vedo molto difficile riuscire a fare qualsivoglia operazione. Qua ci hanno sfondato intanto, ridendo e scherzando. Ritiratevi. Ok, ripieghiamo, ma hanno parecchie divisioni loro qua, tu ritirati. Riusciamo ad attaccare prima solo i supplies da avere in questa zona. È vero che anche loro non è che se la passino benissimo, però... alla fine forse riusciamo a prendere... anche loro si ritirano appena ci vedono. Che riuscissimo a fare questo sbarco, ma a 29 giorni... che tenli occupati... è un continuo attacco qua comunque, 30 giorni, anche 5 giorni, riuscissimo a prendere sto cazzo di territorio, mi sentirei molto più tranquillo a lanciare l'invasione. Non abbiamo perso tanti, abbiamo perso tantissimo equipaggiamento. Però è gestibile la situazione, ok qua siamo riusciti a... le nostre divisioni sono nettamente più forti delle loro perché le nostre le asfa... quanta gente che c'è qua. La loro marina è stata completamente distrutta. È un continuo mordi e fuggi qua. E i supplies qua non aumentano, nonostante io stia migliorando i porti. Ok, Doctrine Effort va bene, ma... è un continuo molla al fronte, mollalo qua, mollalo là. Allora, riuscissi a fare... allora, proviamo questa invasione, vai, go. Go, 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 potrebbe essere il piano della svolta questo. Ok, è partita l'invasione. Anche se loro qua ci attaccano. Qua dobbiamo costruire subito un porto di sicurezza per... 10 divisioni hanno qua, wow. Mi sembrano belli impegnati, mentre qua abbiamo distrutto qualche nave, naviglio loro. I nostri si stanno difendendo, ve li potete tenere Tobruk comunque. La loro flotta viene impegnata dalla nostra. Riuscissimo a fottutamente a prendere sta provincia. Non è facile però, perché loro stanno pushando con un sacco di divisioni comunque. Però se loro pushano... guarda quante divisioni stanno ancora arrivando qua. Ne hanno davvero così tante. Sono divisioni abbastanza inutili da quello che vedo. Ok, qua si stanno muovendo con i treni, quindi roba abbastanza easy. Ok, si è sbarcati, 5 divisioni. Qua costruisce immediatamente un porto. Costruiscilo immediatamente, mandalo come priorità subito a nord. Ok, dai, veloce. Una divisione prenda questo porto qua. Questo porto, quel territorio lì. Ok, così da bloccargli. Una divisione si muova di là. Questa potrebbe essere la mossa della svolta. Per intrappolarli tutti quanti. Abbiamo bisogno di superiorità aerea. Merda. So che sono da 100, devo ridurre lo stormo. Meno 100. Set limit. Venite qua, ho bisogno di superiorità aerea per velocizzare il viaggio dei miei. Ok, abbiamo il Fiat Centauro che prima o poi produrremo. Prima o poi, sì, factory output ci serve come il pane. Qua quanto ci mettono ad arrivare? Vediamo se la superiorità aerea c'è. Hanno 600 aerei loro? What the fuck? No, ci stanno bloccando. Allora, diamogli l'ordine di attaccare qua, in modo tale da non perderli. Forza, forza. Sono un bel po' di divisioni che intrappoliamo. Dai, gaute. No, qua stanno riuscendo a passare delle divisioni. Oh, bene, circondati. Missione completata con successo. Missione completata con estremo successo. Non mi aspettavo di avere tutta questa difficoltà con gli aerei. I nostri marini hanno avuto successo. E ora è giunto il momento per messe di push. Push. Non mi interessa. Ma forse non è il caso di pushare così ancora, però. Ok, pushate dove ve la sedete. No, ma sei pirla? Non mi sembra proprio il caso. Piano riuscito con successo, abbiamo circondato un bel po' di divisioni mamelucche. O chiamiamole egiziane ancora, dai. Non facciamo i razzisti. I nostri marini si rivelano ancora una volta fondamentale. Ugo Cavallero. Eccezionale, amici. Questi muoiono male, muoiono tutti male. Piano di invasione da parte degli italiani che ha avuto un successo formidabile. I nostri aerei stanno massacrando i loro, comunque, spero. Il pocket si chiude su questi buontemponi egiziani. Si chiude su di voi tutta la vostra specie. Continua a farmi equipment effort, grazie. Wow, sono un bel po' di divisioni queste, amico mio. Ovviamente morirai male. Lo so che devo mettere i nuovi aerei, li mettiamo prima della fine dell'episodio. Construction effort mi fa molto piacere. Streamline production, sì, voglio sempre che... voglio sempre dare il massimo dalle mie fabbriche, quindi non ho intenzione di cambiare le linee di produzione. Puff. Ora loro stanno provando un contrattacco abbastanza velleitario. Net equipment mi piace molto. Però abbiamo un bonus per le infantry cose, quindi naval mission, air support. Iniziamo la ricerca nucleare. No, iniziamo anzi l'encryption, va. Poi inizieremo anche il nucleare, che magari Vienna, una botta di nucleare. Intanto si è chiuso il pocket, io direi che per questo episodio è tutto, io vi ringrazio. No, vi ho detto che per correttezza e Derna non serve più il porto comunque. Per correttezza devo mettere gli aerei nuovi a produrre. I folgori vanno in pensione, miglioriamo i Centauro. Miglioriamo l'affidabilità, miglioriamo il range al massimo tale che abbiano più range. L'affidabilità alla fine non è così importante. Ok, mi piace questa nuova variante. Serie 1. Ok, non ne produce nessuno tanto, però fa lo stesso. Io vi ringrazio per l'attenzione, un saluto a tutti, alla prossima. Ciao ciao.